Sport FPF. L'UEFA prepara multe per Juve e Milan. Restrizioni al mercato di Inter e Roma. Juventus e Milan, Inter e Roma potrebbero finire nei guai dopo che l'UEFA ha esaminato i risultati finanziari dell'ultimo triennio delle quattro squadre italiane. Nei prossimi giorni dovrebbero arrivare le sanzioni disciplinari che a quanto pare non dovrebbero dare troppi grattacapi. Le sanzioni potrebbero essere di natura economica, 3 milioni per la Juventus, 2 Milan intanto. Attenzione al 2023 perché secondo fonti informate potrebbero arrivare restrizioni sul mercato. A tremare comunque non solo il calcio italiano, Paris Saint-Germain, Marsiglia, Monaco, Barcellona, Arsenal e una decina di altri club potrebbero andare incontro allo stesso trattamento. Per ora niente sembra deciso, anche se le violazioni alle norme sul fair play finanziario sarebbero già state riconosciute. I francesi pagheranno una multa di circa 10 milioni di euro, mentre Roma e Inter trattano su sanzioni economiche, ma anche obbligo di chiudere in attivo il saldo dei trasferimenti della stagione. L'UEFA avrebbe scelto di non infierire sui club già colpiti dalle perdite durante il Covid. Si ricordano la chiusura degli stadi, la fuga degli sponsor, il crollo del mercato dei trasferimenti. Per questo potrebbe essere raggiunto un accordo che accontenti tutte le parti, un accordo che sarà discusso con tutta probabilità il 25 agosto in Turchia di Istanbul in occasione dei sorteggi della fase a gironi della prossima Champions League. Quindi non si parlerà solo di calcio, ma anche di economia, anche se calcio ed economia sono la stessa cosa.